Da quando è che sono qua? È circa un anno che sono qua o che cosa? Io per dire, prima ero più teso, ero nervoso, ero diciamo, che ne so, magari angustiato per tante storie così. Una volta venuto qua non ho neanche il tempo di annoiarmi, tanto per dirne una o che cosa, perché ho tante di quelle cose, tanti di quei lavori da svolgere, ok? Io per dire, cioè, finito questo lavoro qua. Faccio scultura, frequento la saletta hobby o che cosa, ho le mie sgorbie, i miei scalpelli e mi passo il tempo, diciamo, a creare poi qua legno di olivo ce n'è tanto in giro o che cosa e faccio, diciamo, mi faccio i miei temi e la cosa mi dà soddisfazione, mi gratifica, Le ecco. manca ancora tanto di pena da scontare? Altri 4 anni e sono un uomo libero, dopo a Gorgona ci verrò da turista. Mondo Gorgona è un carcere a tutti gli effetti, ci sono detenuti, ci sono celle, reati, pene, ma c'è anche dignità che non è scontato. 2,5 chilometri di perimetro di un'isola meravigliosa, Gorgona, di fronte a Livorno, è quasi solo un carcere dove vivono 50 detenuti, tutti maschi, anche se ce ne potrebbero vivere circa un'ottantina. Ci sono solo due donne, la direttrice e una vecchia isolana. Pagare con dignità per i propri reati. Ce lo racconta chi ha sbagliato nella vita e sta pagando, infatti, ma senza imbrutirsi, perché qui si scontano le pene, ma lavorando. Nei campi, per esempio, come Zaoli, cinese, facendo dell'ottimo formaggio, come Benedetto, o nella vigna, come Francesco e Umberto. Io sono recluso dal 96, sono 17 anni che sono in stato di detenzione e fra 3 anni finisco la mia pena. Ho chiesto di venire qua all'isola della Gorgona prettamente perché negli altri istituti non ci sono possibilità lavorative, si rimane chiusi dentro le celle 22 ore al giorno e non si impara, non c'è possibilità di progettare un futuro. La richiesta di venire qua è focalizzata soprattutto per il mio desiderio di rimparare a entrare nei ritmi lavorativi. Ricordo che al carcere di Fossombrone lavoravo 2 ore al giorno e quando rientravo in stanza ero stanco morto. E dunque questa è una cosa che non può funzionare più. Dunque ho la necessità proprio di rientrare nei ritmi lavorativi sperando di trovare lavoro una volta fuori. Che tipo di carcere è Gorgona? Ah, beh, più libertà, giri tutto il giorno, lavori, non sei chiuso come gli altri istituti, però alla fine sembra un carcere. 5 ore al giorno, più o meno passate lavorando, il resto all'aperto, in cella, solo il tempo per dormire. È un lavoro retribuito il loro, nel quale ha voluto credere anche chi da questo mondo è distante. I Frescobaldi fanno vino da generazioni, 700 anni di storia alle spalle e hanno deciso di fare qui un vino con i detenuti. Che obiettivi avete voi per questo progetto? Dare una professionalità a questi ragazzi e quelli che volessero lavorare poi da noi, noi abbiamo svariate centinaia di ettari in Toscana e quindi dargli una possibilità di un lavoro quindi retribuito. Già adesso noi, i ragazzi che lavorano sull'isola, di fatto con un sistema di rimborso noi li paghiamo. Questo permette a loro di avere del denaro qui nell'isola, perché poi alla fin fine un detenuto ha bisogno di denaro, ma anche il momento che dovesse finalmente arrivare alla sua agognata possibilità di uscire, di avere anche dei soldi in tasca, perché bisogna pensare che questi qui quando escono, poi se non hanno un soldo in tasca cosa fanno? Da questa vigna sono uscite 2700 bottiglie di Gorgona finite nelle migliori enoteche in un rinomato ristorante fiorentino e un progetto come questo potrebbe anche ripetersi, ci spiega la direttrice del carcere di Gorgona che ci ha creduto dall'inizio. Noi cerchiamo di offrire degli strumenti e quindi di far sì innanzitutto che le persone possano appunto imparare un mestiere e mettendole in contatto con delle aziende private, ecco che innanzitutto usufruiscono proprio del know-how di queste aziende. E poi vi è anche la possibilità di futuri inserimenti sociolavorativi, sia al termine della scadenza della pena, quindi quando loro ritorneranno liberi sul territorio, sia prima in misura alternativa. C'è una lunga lista d'attesa per entrare nel carcere di Gorgona e si capisce perché se solo si pensa alla situazione della maggior parte delle nostre
carceri. A me dispiace per tante persone che ho conosciuto, che magari ho lasciato in altri istituti, dove non riescono a fare assolutamente niente, dove gli viene negato ogni diritto e le persone vivono malissimo. Non può svolgere un lavoro, non può svolgere un'attività, diciamo, una qualsiasi attività. Quando si esce si è più cattivi di prima. Quando chiediamo ai detenuti se questa è un'isola felice, ci rispondono di no. Questo è un carcere, ma è un carcere dove forse una possibilità per cambiare ti è data. Tonia Cartolano, Sky TG24, Gorgona, Livorno.